Continua a tenere banco sui social e sui media una questione molto importante. Il flop di Domenica Inn, che di puntata in puntata va perdendo un punto percentuale di share, arrivando al poco esaltante 9%. Avevamo già detto che Giletti l'anno scorso con la sua arena dava del filo da torcere a Barbara D'Urso e spesso riusciva anche a vincere la gara Auditel. Se oramai è chiaro che quei numeri sono lontani e in ogni caso nessuno ai piani alti di Viale Mazzini ha mai chiesto alle sorelle Parodi di ambire a tanto, resta comunque da trovare una soluzione per la grave emorragia di ascolti. C'è chi ha ipotizzato un cambio di conduzione in corsa, ma lo scenario non pare verosimile poiché, come fanno sapere da Dago Spia e da Il Fatto, Cristina e Benedetta Parodi sarebbero legate alla Rai ancora per parecchio tempo. Smentito direttamente dalla maggiore delle due sorelle con un «magari prendessi tutti quei soldi» il lauto cachet di 37.000 euro a puntata, Cristina e Benedetta possono comunque dormire sonni tranquilli anche con uno stipendio inferiore, dal momento che per i prossimi 2 anni avrebbero l'esclusiva con la TV di Stato. Al di là del compenso possiamo svelarvi, leggiamo su Dago Spia, che il contratto delle due conduttrici sarebbe blindato per 2 anni in esclusiva Rai. Se l'azienda volesse sospendere il programma o cambiare la conduzione, si legge ancora, dovrebbe ricollocare per questa stagione e per la prossima le due sorelle altrove.